Cari amici, bentrovati. Vogliamo semplicemente prepararci ad ascoltare una pagina di Vangelo forse tra le più massacrate, perché può essere facilmente incline a interpretazioni moralistiche, ma non condurci al cuore della questione. Ascoltiamo dunque con fede questa pagina di Vangelo. È la vicenda di un ricco che non sa aprire il cuore a chi è povero, perché innanzitutto non è capace di aprire il cuore a Dio. È la vicenda di un povero che vede la sua storia tramutarsi in benedizione da parte di Dio, proprio perché è Dio a fare fruttificare la sua sofferenza, la sua fatica, la sua lotta, l'essere escluso, l'essere emarginato, potremmo dire con un'espressione che va di moda, l'essere cacciato in periferia. Ascoltiamo la pagina evangelica. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai farisei: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. Ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi, fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora, gridando, disse: «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma». Ma Abramo rispose: «Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali, ma ora, in questo modo, lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi». E quello replicò: «Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca severamente perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento». Ma Abramo rispose: «Hanno Mosè i profeti, ascoltino loro». E lui replicò: «No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno». Abramo rispose: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti». Credo non ci sia profezia più azzeccata di quella di Gesù, se abbiamo colto bene la conclusione del Vangelo: neanche se uno risorgesse dai morti sarebbero persuasi. Mamma mia, neanche se uno risorgesse dai morti. E forse è proprio qui che ci riguarda la pagina evangelica. Siamo chiamati a capire che la nostra vita deve essere segnata da eternità. Gesù è risorto, Gesù è il presente, Gesù è colui che cammina con noi. Ma proprio per questo non possiamo non avere la sua attenzione verso chi è più bisognoso. Non possiamo mancare di disponibilità verso chi si trova nella fragilità. Non possiamo semplicemente far finta di nulla
verso chi vive una situazione di ristrettezza, di povertà. Ma questo è possibile innanzitutto perché riconosciamo che Lui è vivo. Oggi siamo abituati a una cultura, ci direbbe il Papa, dello scarto, che si manifesta anche nel fatto che una notizia ci interessa finché attrae la nostra attenzione, poi dopo di una vicenda ci dimentichiamo facilmente. Invece, se sono davanti al Signore, quello che con fedeltà costruisco ogni giorno, rimanendo fedele a Lui, camminando secondo la Sua parola, vivendo quello che il Signore mi chiede di vivere, ecco, allora tutto questo mi aiuta, mi rende capace, mi apre delle possibilità di vera carità, di vero incontro, di vera capacità di leggere i bisogni e le necessità che sono intorno a me. Notate che Gesù conclude anche dicendo un'altra cosa. Hanno Mosè i profeti, ascoltino loro. È un richiamo che vale anche per noi. Abbiamo le scritture, ma come le ascoltiamo? Quelle scritture che ci parlano di Lui, della sua vicenda in mezzo a noi, di quello che Lui è per noi. E allora vogliamo davvero chiedere al Signore che quest'ultima domenica del mese di settembre segni per noi l'occasione, la possibilità di scoprire che la vera carità non è semplicemente il nostro slancio, non è neanche soltanto una nostra generosità, non è neanche semplicemente un calcolo, to come sono bravo. La vera carità nasce dal fatto che riconosciamo che Lui è risorto, che Lui ci parla nelle scritture e tutto questo ci rende capaci di andare incontro ai fratelli in qualunque situazione essi vengano a trovarsi. Il Signore ci fa capire che a un certo punto della nostra vita interviene una rottura, potremmo dire un giudizio. C'è una conclusione e c'è un nuovo inizio. Si entra nell'eternità. E nell'eternità di Dio possiamo entrare o consapevoli che stiamo costruendo con Lui, oppure con la presunzione di avere noi conquistato qualcosa per Lui. Gesù ci aiuti ad accorgerci di chi ci sta intorno nel bisogno, nella fatica, e prima ancora ci aiuti ad ascoltare le scritture, a riconoscere che Lui è il Signore vivo in mezzo a noi. Allora non potrà esserci nessuno che ha così poca dignità da doversi trovare ai piedi del nostro tavolo a mangiare delle briciole e a non avere nulla di cui potersi cibare, a non potere contare sull'aiuto di nessuno. Ecco, chiediamo grazie al Signore perché la nostra carità nasca dalla gioia della Sua presenza in noi, nasca da quello che le Scritture ci insegnano e ci raccomandano. Ci salutiamo qui, cari amici, ci siamo accompagnati lungo il cammino di quest'estate, altri subentreranno in questo tempo giustamente anche per cambiare voce, ma poi ci rivedremo quando la provvidenza deciderà e vorrà. Un grazie anche a Paolo per il suo servizio così puntuale. Buona domenica a tutti voi. Thank you.
tutti voi.